Fino all'8 ottobre l'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio è allestita la mostra fotografica Il destino era già lì, curata dalla Fondazione Nuto Revelli. Varie immagini in bianco e nero scattate dalla fotografa che accompagnò Revelli nelle sue interviste alle testimoni femminili per la stesura de Il mondo dei vinti e L'anello forte, pubblicati da Einaudi esattamente 30 anni fa. Che cosa ci dicono queste sue foto delle donne che Nuto Revelli ha raccontato nei suoi libri? Dunque, in qualche modo celebrano i 30 anni dall'uscita dell'Anello Forte, e alcune di esse appartengono anche all'universo femminile che io avevo fotografato tra il 77 e il 78 dopo aver letto Il mondo dei vinti. Sono davvero felice che questa mostra si tenga qui. Sono, come dire, il complemento indispensabile al libro L'Anello Forte, in cui ci sono le loro parole, ma non ci sono i loro volti. E ascoltare solo le parole senza vedere le proprietarie di quelle parole, rimane una diminuzione. Adesso abbiamo la possibilità qui di saldare quei racconti e quei visi, e credo che sia un'esperienza utile a tutti.